Io non so come dirtelo, Jody, perciò sarò diretto. Tua madre e io siamo stati trasferiti, lasceremo la base. Vorremmo tanto portarti con noi, ma siamo convinti, come tutti, del resto, che per te sia meglio restare qui con il professor Dawkins. Verremo a trovarti non appena c'è possibile. E quando starai meglio, tornerai a stare insieme a noi. D'accordo? È la cosa migliore. Ciao, Jody. Sii forte, amore. So che è difficile, ma vedrai che funzionerà. Dobbiamo andare, Susan. Solo un attimo, Philip. Basta così, forza. Jody, siamo con te. E ci saremo sempre. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Beyond Two Souls. Come avete visto, abbiamo visto appunto insieme il primo, un altro capitolo che è durato veramente molto poco, e diciamo è stato appunto un po' così l'abbandono, diciamo, dei genitori della povera bimba, della nostra povera Jody. Adesso andremo a Navajo. Come avete visto, avevamo la possibilità di strozzare il padre, però ho detto vabbè, dai, lasciamolo stare, se no poi passiamo dalla parte del torto, allora così, dai, vabbè. Vediamo adesso. Senti, sono davvero esausta e ho sete e non ho idea di dove cazzo siamo, perciò non rompere, lasciami perdere, ok? Certo che sto Aiden deve essere invadente. Momenti intimi, come farà? Poi vabbè, come abbiamo già visto sin dall'inizio del titolo, cioè gli scorci, i paesaggi, le atmosfere, graficamente è una gran figata. Poi, come ho detto, vabbè, naturalmente non è un mondo aperto, quindi tra virgolette è un po' più facile. C'è un autostop, è un autostop. C'è una ragazza, non la carichi, scusa. Che cos'è? Vabbè. Vediamo, prima o poi qualcuno ci darà uno strappo, no? Proviamo col camionista. Ciao mare. Siamo un po' sfortunati, eh. Manco fossimo. Dei tipi barboni. Andrà tutto bene, Jody. Barbuti. E ciccioni. Siamo in mezzo a nulla. Esatto. E io sto morendo di sete. Dettagli. E siamo nella merda. Ma andrà tutto bene. Lasciami stare, Aiden. Magari ti trovo l'acqua. Che ne cosa? So. Ok.
Beh, dai, una mano gliel'abbiamo data. Gliel'ha data. Sdoppiamento di personalità qui. È tutto ok, Aiden. Non c'è motivo di essere nervosi. Bisogna vedere dove siamo finiti. Proviamo ad andare qui verso le stalle, magari. C'è nessuno? Ok, qualcuno ci ha risposto. Salve, tutto bene? Ok. Un po' d'acqua, magari. Andiamo in casa o andiamo lì nel fienile? Proviamo nel fienile, dai. C'è anche un... No, non è vero. Da lontano sembra un veicolo, invece sono su una gomma buttata lì insieme all'altra ferraglia. È bellissimo comunque. Poi la movenza della... le movenze dei personaggi. Ok, è una sola questo fienile, maledizione. Vabbè, andiamo a casa. Qualcuno ci darà almeno un bicchiere d'acqua, no? Porta lì. Proviamo. Permesso? Salve. Mi dispiace, non vorrei disturbare. Sto cercando un posto in cui passare la notte e speravo che... Non puoi stare qui. Mi spiace. Anche nel fienile. Potrei... Va bene. Passare la notte nel fienile. Per favore, prometto che domani mattina me ne vado. Te l'ho detto, non puoi stare qui. Devi andartene ora. Le oste. Ya, ya, ya. Ok, c'è l'indiano saggio, c'è sempre un indiano saggio. Sta spungendo qualcosa. Va bene. Per stanotte puoi restare. Grande. Entra. Ok. C'è sempre l'indiano saggio. L'indiano è sempre saggio. Ok. Come ti chiami? Jody. Io sono Paul. Salve, Paul. I miei figli, Cory e Jay. E mia madre, Shimasani. Ok. Non farci caso se non ti risponde. Sono anni che non parlo. Beh, ha capito che... Stavamo per cenare. Se ti vuoi unire a noi. Ma oddio, magari. Sì. Sì, grazie. Vado a lavarmi le mani? No, chi se ne frega, stiamo morendo di fame qua. Invece sì, vabbè. Ah no, ci sediamo, ok. Facendo il doppio passo qua. Posso... Allora, lì, un bracciolino. Grazie. Prendo anche uno di quelli, Tanto mica vi offendete, no? Magari ci facciamo una sorsata che stiamo morendo di sete. Oh, zitti un po', che sta tutto sto casino. Taglia la carne, va. Tutti a parlare qua. Non vi sovrapponete che non si sente niente. Ci sarà rotta le balle pure quella. È normale che non parla. Anche voi non è che siete così loquaci. Ok, quello ci sta puntando. Oddio, giustamente. Non vediamo molti autostoppisti qui. Dove sei diretta? Evasiva. Giro di città in città, senza una vera meta. Capisco.
Questo è il primo ranch che vedo dopo tante miglia. Eravamo in tanti. Gli altri se ne sono andati in città. Qui la vita è dura. Sì. Voi siete Navajo, giusto? Siamo Diné. Vuol dire il popolo in Navajo. Ah, vabbè. È così che ci chiamiamo. Un bel posto comunque qua, eh. I Navajo si stanno... cavalli? Com'è? Voi allevate cavalli? Sì. Che pecore? Mustang. E teniamo anche qualche ciurro. Qualche ciurro? Pecore. Oh. Vendiamo la lana. E il latte. Non è molto, ma ci manteniamo. Ok, c'è qualcosa che non quadra. Non è colpa mia. Colpa mia? No? Erano già pronti, quindi significa che... È tardi. Jay ti mostrerà la tua stanza. Ok, qui succede qualcosa di particolare, mi sa, eh? Ci alziamo, ok. Sei tu Jay? O è l'altro? Non vieni? Eh sì, sto qua, dai. Ti seguo, mi fido. Ok. Ma siamo sicuri qua? Resta nella tua stanza. Qualunque cosa tu senti. Quello che sento. Cosa vuoi dire? Se tieni alla tua vita, chiuditi dentro e non uscire fino a domani. Ok, forse era meglio. Dormivamo altrove. Vabbè, vediamo cosa c'è nello zaino. Ah no, ok, meglio così, meglio così. Ok, siamo attrezzati da notturna, magari. Cosa c'è qui? Ah. Ok, ci può stare. A parte questi rumori. È della cenere per tenere fuori gli spiriti, non lo so. Magari. Cose un po' strane. Lasciala stare, che fatti cazzi, dove vai? Che cosa li spaventa così? Non lo so, ma secondo me è qualcosa di cattivo. Ok, comunque è molto sportiveggiante la signorina. Cerchiamo di spegnere la luce, dormire e via. Facciamo fino a domani. Spegni la luce, va. Tanto. Lo so. È un posto molto strano questo. Sì, un tantino. Non temere. Domani saremo lontani da qui, promesso. Buonanotte, Ede. Ok, io nel frattempo vi faccio un giro, eh. No? Non ci facciamo un giro, vabbè. Sta nella tua stanza. Qualunque cosa tu senta. Ok. Non è stato di certo un buon sogno. Ci alziamo, va, forse. Allora, io rimarrei comunque nella stanza, perché adesso parte tutto. Magari mandiamo Aiden. Diamo un'occhiata fuori, va. Non possiamo. Forse è la cenere che ci tiene dentro. Impossibile, che dite? Ecco, qua possiamo andare da quel lato, no? Allora, vediamo qui nelle altre stanze... Vabbè, la vecchia questa, figurati. Sai che gliene frega. Questa non ce l'ha la cenere però, eh.
coraggioso. Ah, siamo troppo lontani qua, maledizio. Qua chi c'è? La cucina con il cane. Siamo troppo lontani anche qui. Qui siamo nel corridoio, qui là non possiamo andare, quindi qui chi c'è? Ah, ok, il tipo un po' paura, diciamo. Siamo nella stanza accanto, ok. Vabbè, calcolando che non possiamo fare niente, usciamo. Cioè, non chiuso dentro, mi sa. Merda. Ci penso io? Che sta succedendo qui? Heidi. Dimmi. Trova il modo di aprire la porta. Ok, tipo la sfondo. Tipo, ok. Ah, non giro la chiave, semplicemente. Allora, diciamo che da qua Aiden può... Non può uscire, no, non possiamo proprio uscire. Qui c'era il bagno, lì la vecchia. Poi qui c'era quello che si sta cagando sotto. Bussiamo al tipo? Mi sa che questo non è che ci viene ad aprire. Questo sta... l'ha rannicchiato. Ok, non fa niente. Va. Vediamo qui. Qui c'è pure quest'altro che non è che sta proprio tranquillissimo. Ah no, questo sta... Stavo dicendo, manca un tipo, quindi... Sì. Niente. Paul! Ah, ok. Questo va a dire se non parliamo. Che cavolo succede? Torna nella tua stanza subito, Jody! Ti prego, ascolta. Fa come ti dico. Vabbè, scusate, non siamo... Vabbè, penso che dobbiamo farlo. Cioè, li stiamo mettendo nella merda tutti. Cosa ci fai tu qui? Ti avevo detto di stare in casa. Cosa diavolo era quello? Torna a dormire. Domani te ne vai. Qua gli spiriti stanno da tutte le parti. Ci stiamo un altro po'? Vabbè, alziamoci, va. Nuovo giorno, nuova vitaccia. Ci vestiamo? Ma anche no, dai, magari. Cioè, che stiamo male così. Apriamo la finestra, proprio così. Vabbè, magari adesso ci vestiamo, usciamo così effettivamente. Non è buon segno. Andiamo all'ingresso, tanto la
famiglia. Sembravi sfinita. Ho detto di lasciarti dormire. Grazie, io ne avevo bisogno. Ho fatto del caffè. Ok, mi servo. Vediamo com'è il caffè fatto dai Navajo. Un'altra bevutina, no? 'Senti un po', ma il tipo. Ce ne andiamo, che facciamo? Ci andiamo, ok. Allora io vado. Grazie. C'è molto da fare qui al ranch. Se vuoi fermarti per qualche giorno a darci una mano. Non posso pagarti, ma avrai un tetto e un pasto caldo. Non è male, che ne dici? Deserto. Sì. Sì, perché no? Bene. Ci sono dei vestiti nella stanza di Cory. Ci vediamo dopo. Ok. Perfetto, siamo stati adottati dai Navajo. Bene. Allora, sei pronta? Certo, quando vuoi tu. Le pecore hanno sete. Vuoi pensarci tu? Ok. Certo. Vai. La vecchia, tu ti stai a divertire, Portacci tu, vado. Qua ci tocca lavorare. Vai. E vai. Ok. Deve essere che io alle... Ok. Le pecore là sotto. Gliela famo, sì. Ecco, già stiamo schiumando qua. La vedo leggerissimamente arida la zona, eh. Allora, starai qui per un po'? Pare proprio di sì. Grande. Sì. Cioè, un po' da comodo. Grazie, sì, certo, ci stai a provare. Puoi prendere un po' di fieno dalla stalla? Oddio, effettivamente questi in mezzo al nulla, una volta che vedono... La gnocca, ci provano. L'unica che vedono è questa qui, che effettivamente non è molto mobile. Ma due chiacchiere ce le facciamo, visto che c'era il pallino. Tu sai qualcosa, dici la verità. Salve. Mi chiamo Jody e mi fermerò qualche giorno qui con voi per darvi una mano. Spero che non le dispiaccia. Ma è bellissima. L'ha fatta con le sue mani. Non è molto interattiva. Vabbè, sarà per un'altra volta, tanto. Lei che scappa. E prende il fieno. Visto una motoretta lì. Classico fienile che va a fuoco. Sempre, i fienili sono fatti per andare a fuoco, non per tenere il fieno. Come... magari se prende uno sopra. Aiuta, niente. Ah, ok. È facile richiedere l'aiuto di Aiden, qua. Facci piano, Aiden. Soltanto una balla, non tutto quel mucchio di fieno. Una è caduta.
Siamo veramente dei manovali. Provetto. Oh, questi si stanno a sbivaccare qua. E io qua sto a caricare il fieno. Guarda un po'. Senti che mi persi il veicolo. Dimmi. Pranzi? Ok, va aspetta bene, però. Fammi finire qui e arrivo. Il lavoro va finito, giustamente. Oh, non me la dà una mano tu, eh. Stai a fare finta di niente là? Oh, giovane. Eh sì, si sta a guardare le unghie. Paffa cuova. Toh. Dove è? Ve la butto qui. Mettilo dove vuoi. Sulla pecora. Grazie, Jody. Sulla pecora, posso? Aspetta. Ok, va bene qui. Ciao, pecora. È ora di pranzo. Vado, mangia vado. Qui, ragazzi, se hai fame. Tu non vieni? Dopo. Ho ancora da fare. Non è vero, okay, prima stavi allora là dopo. Sotto, quindi secondo me hai già mangiato. Ho già mangiato. Andiamo, sotto l'alberello. Eccomi, eccomi. Arrivo. Cosa c'è per me? Avanti, siediti. Grazie. Parliamo del ranch. C'è molto lavoro qui al ranch. Già. Mio fratello Jay cura i cavalli. Io mi occupo di ciurro e mio padre pensa a tutto il resto. E la vecchia fa la guardia. Ci sono altri ranch Navajo da queste parti? Qualche anno fa ce n'era più o meno una cinquantina. Adesso siamo rimasti solo noi. Gli altri si sono spaventati. Gli altri si sono trasferiti in città. Non tutti vogliono stare nel deserto. Vabbè, c'ero anch'io stanotte, non è che... visto cosa c'era. Parliamo un po' delle pecore. Ho visto le pecore morte. Ah, pensavo le pecore così. Che cosa è successo? Come stile di vita. La tempesta. Escono dal recinto e muoiono soffocate dalla sabbia. Sì. E le viscere sono uscite così, vabbè. Quando ho aperto la porta ieri notte, ho visto qualcosa. Sì, insomma, sono sicura che ci fosse qualcuno. Non so di che cosa parli. L'avrai sognato? Anche no. Fai sempre così tante domande? Quando non riesco a capire qualcosa, sì. Sì? E se cominciassi io a fare domande a te? Da dove vieni? Cosa fai qui? Forse non ti piacerebbe. Perciò tieni le tue cose per te. E non fare più domande a noi. Ok, il tipo non è molto simpatico, eh. E ora scusami, ho da lavorare. Lascialo perdere, Jody. Se lo conosci non è così male. Ne sono certa. Bene. Meglio che torni al lavoro o papà si arrabbia. E c'ha pure ragione, sta a fermarti. Ci vediamo. Ok, signora, siamo rimasti io a lei. Che fa? Parlo io, parla lei. Complimenti, Jody. Vabbè. Qui vediamo quello che fa cavallo là. Posso provare a impennare. Serve una mano? Vediamo cosa fa Jack. Fiero e cocciuto. Non vuole mai entrare con gli altri. Ci penso io. Se provo. Hai mai lavorato coi cavalli? No. Accomodati. Si chiama Ashki. Ashki? Ok. Ciao, Ashki. Salve. Non aver paura, adesso vengo lì vicino, d'accordo? Mi raccomando, non faccio cazzate. Visto, Ashki?
Non è così male. Ammettilo. Un po' ti piaccio, no? Ehi, Aiden. Hai mai sognato di cavalcare? Cioè, tipo, devo andare con Aiden? Secondo me si incazza il cavallo, eh? Non vuole dire niente. Ah, lo mettiamo... Ok. Usiamo dei trucchi per mettere il cavallo. Portalo nel recinto. Ok, andiamo. Posso andare a cagare sul tipo, no? Magari. Vabbè, andiamo al recinto. Ma come hai fatto? Che abbiamo, te lo dico, tutti a fare. Dei segreti. Forse ti ho giudicato male. Se vuoi farti una doccia, è dietro il fienile. Ok, tieni a badare i tuoi prima figli, però, signore. Ok, va bene. Secondo me questi stanno mezzo al deserto qua. Dietro il fienile. Ok, credo sia questa. Cioè, l'aspetto proprio da... Ok. Prendiamoci sta roba di dos. Tira la catena. Sentiamo delle voci. C'è qualcosa che non va. Sì, ci sta spiando, ci sta spiando. È mica scemo, eh. Giustamente non è che ci spia mentre prendiamo il fieno, mentre portiamo l'acqua, no? Alla fine il tipo è scappato via e indovinate un po', non si è fatto più vedere. È ora di chiudere le finestre. Mazzavo, comunque la vecchia è il ritratto della felicità. È ora di dormire. Ma che succede? Perché dobbiamo barricarci in casa? Resta nella tua stanza, Jody. E non uscire in nessun caso, ricordi? Okay. Quello che è successo alle pecore. Non voglio che ti accada nulla. Insistiamo un pochino. Di Dio, Paul. Mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza. Giusto qualche info in più. Non puoi fare nulla. Vabbè, ci rinuncio. Tanto se rimane un'altra giornata di lavoro, poi. Possiamo mandarci il nostro Aiden a spaccare un po' di culi fantasma. Ah, ci ribelliamo, ok. Ci riproviamo. Ok, se ci beccano stavolta ci spezzano le mani, eh. Ponte in paccio di merda. Vabbè, andiamo. Poi dov'è che andiamo? Guarda là. C'è una tempesta di sabbia. Io sarei rimasto volentieri in casa. Evidentemente no.
Andiamo nel fienile o nella doccia dove ho incontrato il tipo. Non l'avevamo chiuso il fienile, no? Lasciamo così, vabbè, non è che ci sia tutta sta... Aspetta, dov'è che andiamo? Proprio corriamo random? Aia. Mazza se sa. Attenzione! Sì, non la vedo molto sicura come... Non conviene andarcene da qui, eh. È per sfiducia. Aspetta. Perché mi dice di no? Occhio. Secondo me dobbiamo andare nella doccia, vabbè, comunque. Dobbiamo andare dritti. Salve. Mazza se è cattivo. Brutto e cattivo. Via. Ok. Esatto. Facciamo così, va. Sono stati loro a darmi una mano, ok? Jody, dovevi stare nella tua stanza. Poteva ucciderti. Cosa succede qui? Cos'era quell'essere? Dovevi ascoltarmi e stare nella tua stanza. Voglio la verità. Adesso voglio sapere la verità. E Yeizo vuole il sangue. Non gli interessa nient'altro. Non possiamo fare nulla. Non puoi uccidere uno spirito. Siamo sicuri? Gli spiriti non abitano questo mondo. Se è qui, c'è un motivo.